Allora sono qua con Soldox e oggi ho fatto diverse modifiche, ho modificato insomma un po' di cose e sono arrivato alla versione 7 e sembra che sia quella perfetta. Naturalmente stiamo parlando di ruote dentate cilindriche adenti elicoidali, l'ho fatto in modulo 2Z30. Angolo di pressione dovrebbe essere 20 e l'angolo beta, l'angolo dell'elica 10 e sembra che non abbia interferenza, perché se io vado a rilevamento interferenza, ho fatto metto anche coincidenza come interferenza, interferenze ignorate. Parte interferenze trasparenti, vado a calcolare e mi dice nessuna interferenza. Se poi lo sposto, vediamo qua ipoteticamente, qua rilevamento di interferenza, andiamo a calcolare e l'assieme è questo. Dunque non, sembra proprio sia perfetta come per andare a cioè proprio non ha nessuna interferenza. E poi adesso andiamo a vedere, sembra proprio tangente, vabbè che la grafica sarà quella che è, insomma. Riproviamo a spostare e poi vado a rilevamento interferenza, calcola. Ah, adesso ho qualcosina, però stiamo parlando proprio di poco, 0,0 0,5 interferenza coincidente. Se tolgo qua, calcola, ok, interferenze ignorate, ok, me le calcolo, coincidenza come interferenza, calcola, ok, 0,05, 1,0013, questa qui che è lì sotto. Poi abbiamo questa che è proprio, e poi abbiamo questa qui piccolissima, e dunque vuol dire che è proprio minima questa addirittura, e poi questa che è interferenza, non si vede neanche, che è interferenza coincidente, e non si vede neanche. Se io tolgo, calcola. No, interferenza con incidente, però direi che va bene, molto bene, perché in pratica è perfetta. Spostiamo un attimino, sposto di nuovo, questa qui così, vado a rilevamento interferenze, calcola e sono proprio poche. Interferenza coincidente, teniamo conto poi più è lungo, più potrei ancora migliorare, penso, sì, potrei ancora migliorare, però diciamo che così sono molto contento, perché comunque stiamo parlando di un'interferenza proprio insignificante. Vabbè, anche perché teniamo conto che la lunghezza più è lungo, naturalmente siamo 0,016, di cui un lato, per esempio, vediamo, praticamente sarà, invece che 30, sarà, perché lo spessore è 30, dunque questo sarà 25, 23, dunque c'è un 23 mm di lunghezza. Che quella non posso combatterla, cioè nel senso naturalmente più è piccolo e dunque poi la larghezza, cioè lo spessore dell'interferenza è proprio risicato, è proprio, sto parlando proprio di coincidenza a mio avviso. Naturalmente questo numero più la ruota dentata è lunga più sarà, perché ho questa componente tipo 20, però per poi da 20
devo moltiplicare con due numeri per arrivare a 0,016, insomma, vuol dire che le dimensioni, le altre due dimensioni sono un po' più, soprattutto lo spessore, sono un po' più irrisorie. E dunque penso, cioè, posso considerarla praticamente, teoricamente perfetta. Praticamente, dai, perfetta. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.